Buonasera a tutti, bentornati in questo nuovo video del Gobbo Toscano. Ospite sempre ormai Giuseppe Audino, sempre qui accanto a me. E oggi abbiamo un ospite d'onore, un ospite che per me è un onore averlo sul canale, che mi chiede anche di dargli del tu. Quindi ciao Gigi, benvenuto. Gigi Moncato. Ciao a tutti, a voi e a coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Ciao a tutti. Ciao ciao. Allora, faccio una premessa, in questo video sia io che Giuseppe avevamo delle domande e abbiamo delle domande da porre a Gigi, proprio perché vogliamo sentire anche la sua su questo, e sappiamo che lui su questo argomento ci naviga molto, molto meglio di noi, che non siamo propriamente del settore, e quindi parleremo un po' di quello che è la Juventus, ma non solo dal punto di vista prettamente calcistico. Quindi faremo un excursus sulla Juventus e sulla proprietà, di chi ha la proprietà della Juventus, quindi la famiglia Elkan Agnelli, a 360 gradi, ovviamente nel tempo che riusciremo a farlo. Quindi io partirei subito con la prima domanda, Gigi. Ti volevo chiedere, il declino della Juventus degli ultimi anni, sportivamente parlando e anche a livello un po' di immagine, un po' societario, secondo te è provocato più dall'esterno o in gran parte anche da chi proprio fa parte della famiglia Juventus? Beh, è una domanda molto interessante. Diciamo che ci sono due concause. L'inizio del declino, andiamo a vederlo, anche se è paradossale dire una cosa del genere, poiché dopo il declino ci sono stati 9 anni di scudetti consecutivi, e quindi come tale è un declino che forse ha fatto bene, chiamiamolo ridimensionamento. L'inizio del declino è Farsopoli, che è inutile farne la storia, io la racconto nel dettaglio e con particolari inediti nel mio nuovo libro, che è Juventus Segreta, edito da Vallecchi. Beh, Farsopoli è una concomitanza di una lotta interna alla famiglia e soprattutto del fatto che gli avvoltoi ne hanno approfittato per due ragioni fondamentali: la morte di Gianni Agnelli e di Umberto Agnelli. Con i due fratelli Agnelli vivi, o con anche solo uno di essi vivi, l'ultimo è Umberto, che è morto un anno dopo Giovanni, e soprattutto non dimentichiamo la morte anche dell'avvocato Chiusano. L'avvocato Chiusano è il vero avvocato dell'avvocato, l'avvocato dell'avvocato con la A maiuscola in entrambi i casi, anche se Gianni Agnelli non era laureato in legge, ma era semplicemente dottore in legge, non ha mai dato l'esame di abilitazione da avvocato. Chiusa la parentesi, era Vittorio Chiusano, che è stato per molti anni presidente per conto di Agnelli, un anno addirittura col compito di svezzare la sciagura di Montezemolo, che era il vicepresidente esecutivo, e li ricordiamo bene quei tempi con l'allenatore Maifredi. Ma le colpe non erano tutte le sue, anzi Maifredi sta ancora rincorrendo col forcone Montezemolo, poiché c'era la possibilità quella stagione di acquistare Dunga dal Pisa, pensate un po', Dunga, e Montezemolo dice a Maifredi: no, non insistere tanto, è un anno di transizione, non ti chiediamo mica di vincere lo scudetto, e tu sei stato così charmant da volere solo un anno di contratto, mentre noi ti offrivamo un contratto da 3 anni, quindi stai tranquillo, quella è la prova che sarà un anno di transizione. Si è visto come è andata a finire. Chiudiamo anche questa parentesi. Quindi Farsopoli nasce con la morte di Giovanni Agnelli e di Umberto Agnelli, e con la mancanza di pudore degli avvoltoi e degli sciacalli di cercare di indebolire, di colpire a morte la Juventus. Ci riescono, e qui entriamo nel secondo aspetto, quello interno alla famiglia, ci riescono poiché la famiglia non esiste più. Non esiste più, poiché i due veri padroni di tutto il cucuzzaro, di tutta la baracca, sono Gianluigi Gavetti e Franzo Grande Stevens, coloro che erano i consiglieri numero uno dell'avvocato quando era in vita, ma che con la morte dell'avvocato vogliono perpetuare, aumentare a dismisura il loro potere, e quindi fanno una serie di giochi e tessono una regnatela tale che porta a questo risultato.
In quello sarebbe stato il momento di mettere Andrea Agnelli al vertice della società. Era un Agnelli, era figlio di Umberto Agnelli, grande tifoso della Juventus. Non dimentichiamo che Andrea Agnelli ha una grande differenza rispetto a John Elkann. Andrea Agnelli è sempre stato, è e sempre sarà un tifoso juventino, uno juventino vero, per nascita, per lombi, per passione, per sentimento, mentre a John Elkann della Juventus non frega nulla, assolutamente nulla. Vedremo adesso anche perché non gli frega nulla. Gli frega solo per una cosa della Juventus in questo momento, che è l'unico deterrente per cui potrebbe venderla domani mattina. E a frenarlo potrebbero essere, e sono paradossalmente, i suoi tre figli. Sono il famoso Oceano, poi c'è Vita Talita e c'è l'altro figlio, Mosè. Allora, questo cosa significa? Significa che i tre giocano nelle giovanili della Juventus, anche Vita Talita nelle Juventus. È vero. E noi ci siamo accorti di questo il giorno del funerale. Quale funerale? Il funerale della famiglia Agnelli, perché pochi mesi fa, quando c'è stata la presunta celebrazione del centenario degli Agnelli all'interno dei vertici societari e della Juventus, quel giorno era, quella sera, era un funerale. Era un funerale perché si celebrava che cosa? Una roba che noi non dobbiamo mai dimenticare. Mai più all'interno degli organi direttivi societari del club ci sarà un signore di cognome Agnelli. Non ci sarà mai più. Non ci sarà perché? Perché mancano le riserve. Andrea Agnelli non potrà più farlo, suo figlio Giacomo Dai è ancora troppo piccolo e comunque ha un aggravante, tra virgolette, è figlio di Andrea Agnelli, che agli occhi del padrone attuale John Elkann è un reprovo, è uno che va cancellato. Non ci sarà mai più un Agnelli, perché oggi gli Agnelli veri, coloro che possono vantarsi di avere quel cognome, di averlo sulla carta d'identità, vantarsi non so se sia un verbo giusto, sono pochissimi. I veri Agnelli in vita sono o tutte donne oppure soltanto due maschi. Allora, le donne sono la sorella e un'altra sorella dell'avvocato, che hanno 95 e 94 anni, Maria Sole e Cristiana. Sono Margherita Agnelli, la figlia di Gianni Agnelli, sappiamo benissimo che stasera ne parleremo con voi a lungo, e tu, il ramo di Giovanni Agnelli finisce qua. Poi c'è il ramo di Umberto Agnelli, con Andrea, sua sorella Anna, un'altra femmina, e poi ci sono i quattro figli di Andrea, l'unico maschio è Giacomo Dai, Anna ha una figlia che si chiama Luna, anche qui è una femmina, e poi c'è una persona dimenticata ma importantissima, che è la figlia di Giovannino Agnelli, il compianto Giovannino Agnelli, che aveva soltanto 3 mesi quando il padre morì, una ragazza che vive a Londra e oggi ha 24 anni. Ecco, secondo la regola impostata e dettata dal nonno, dal fondatore, anzi dal bisnonno, cioè il senatore Giovanni Agnelli Senior, il fondatore della Fiat, colui che portò via la Fiat ai soci e per questo venne anche processato e assolto agli inizi del secolo, a comandare deve essere uno solo alla volta, e questo è un principio condivisibile, altrimenti si crea del casino e dei contrasti. Ma attenti, c'è una regola poi tremenda in aggiunta in questi tempi in cui è cresciuto giustamente il valore delle donne: a comandare, questo uno che deve comandare non deve mai essere una donna, non potrà mai essere una donna. Le donne vanno con disprezzo liquidate, il denaro deve cancellare le loro quote e il loro potere. E la battaglia che Margherita fa, oltre che per i soldi, è anche per capovolgere questo principio. Torniamo al punto. Quando Giovanni Agnelli, Umberto Agnelli, l'avvocato Chiusano muoiono nel breve volgere di un anno, c'è in corso l'operazione di Gabetti e Grande Stevens per mettere le mani sull'impero e per ampliare il loro potere. E quindi il loro disegno qual è? Di mettere un giovane inesperto, non si sa fino a che punto preparato e capace, cioè John Elkann, che aveva un'età molto giovane per un così gravoso impegno, di mettere sul trono lui al posto di Giovanni Agnelli e di Umberto Agnelli. Perché? Perché così la sua inesperienza, la sua
allora incapacità, può consentire ai due Richelieu, ai due Dioscuri, ai due grandi vecchi, di continuare a perpetrare il loro potere. Là ci mettono il giovanotto e via. Che cosa succede? Succede che viene costruita l'operazione Farsopoli anche dall'interno. Perché? Perché nel momento in cui muore Umberto Agnelli, Giraudo e Moggi insistono con la proprietà affinché venga fatto entrare nel consiglio di amministrazione della Juventus il figlio di Umberto, cioè Andrea Agnelli. Perché? Per la tradizione familiare, per il fatto che si chiama Agnelli. Ma attenti, Gabetti e Grande Stevens non vogliono questo, anzi osteggiano questo disegno. Perché lo osteggiano? Perché la presenza di Andrea Agnelli all'interno del club, il suo nome tutti i giorni sui giornali, magari le vittorie garantite dal duo Giraudo e Moggi, avrebbero potuto creare all'interno della casa, all'interno della famiglia, all'interno dell'azienda, il crescere, il mitizzare la figura del giovane Agnelli ai danni di chi? Ai danni di quell'altro che non si chiama Agnelli e che loro volevano assolutamente mettere in quel posto per poterlo controllare. Ecco quindi che l'operazione è tesa a impedire che Moggi e Giraudo continuino a volere o a creare problemi nel mettere Andrea Agnelli, non presidente, nel consiglio di amministrazione, ma si capisce che avrebbe avuto un ruolo particolare. E quindi c'è questa alleanza che si viene a creare tra i nemici della Juventus esterni, tutta la formazione ho indicato. Ci sono i Tronchetti Provera, i Moratti, ci sono i Della Valle, c'è Gazzoni Frascara Bologna e poi ci sono soprattutto coloro che fanno i pesci in barile, i Carraro, i Galliani, insomma avete capito, ma adesso lo capiremo ancora meglio con altri personaggi. Quindi tutto questo schieramento si va a saldare alle lotte interne alla famiglia che vuole impedire che uno che si chiama Agnelli, perché la grave colpa di Andrea, pensate un po', colpa tra virgolette di Andrea è di chiamarsi Agnelli, mentre quell'altro si chiama Elkan. Elkan, pensate, addirittura Gabetti e Grande Stevens erano arrivati al punto di fare un'operazione machiavellica prima che l'avvocato morisse, proprio per preparare questo terreno che servisse a loro per aumentare il proprio potere. Stavano convincendo l'avvocato ad affiliare, non ad adottare, John Elkan. Pensate, John Elkan si sarebbe chiamato John Philip Jacob Agnelli. Ora, in questo tempo di marketing, di capitali internazionali, pensate uno che regge quell'azienda e che di nome porta John Agnelli. Naturalmente l'operazione è stata impedita dalla figlia di Agnelli, Margherita, e dal figlio ancora in vita in quel momento, Edoardo, i quali si sono ribellati contro il padre e gli hanno detto: tu hai già due figli, non devi dimenticartelo, e hai anche un figlio maschio, non scordartelo. E questo figlio maschio si chiama Edoardo e la sua figlia femmina si chiama Margherita. E non c'è bisogno di affiliare John, perché primo sarebbe uno sgarro nei confronti di Edoardo, secondo sarebbe uno sgarro nei confronti di tua figlia, come dire: oh, io affilio a mio nipote da parte di Giovanni Agnelli perché non ha una madre, non è capace di fare la madre, ha bisogno di un'altra famiglia. Ecco, quindi quello è il nucleo fondamentale di tutto. Quindi Andrea Agnelli non viene mandato a fare il presidente della Juventus negli anni in cui sarebbe stato necessario, no, anzi con la Juventus viene distrutta, viene sgretolata, non è difesa né nelle aule della giustizia sportiva, tantomeno nelle aule dei tribunali. E quella Juventus deve subire in silenzio, anzi accondiscendente, la nomina di un tifoso dell'Inter, di un membro del consiglio di amministrazione dell'Inter, il professor Rossi, al vertice come commissario. E quindi tutta una serie, una filiera di cose in cui vanno tenuti d'occhio chi viene messo in quei posti. Il capo delle inchieste su Calciopoli è non a caso Francesco Saverio Borrelli, come dire, qui ci vogliono, oltre che le mani pulite ai tempi del pool antitangenti, anche i piedi puliti, come se quelli della Juventus li avessero avuti sporchi. Ma attenti, Borrelli sceglie subito un suo stretto collaboratore, l'allora tenente colonnello D'Andrea,
E dice: ma chi è? Ce lo siete dimenticati? Basta vedere il curriculum, basta vedere il curriculum e subito dopo la fine dell'inchiesta su Farsopoli, D'Andrea diventa il numero 3 di Telecom. Di Telecom, addirittura Fantastico. deve rispondere solo all'amministratore delegato e al presidente. E che cosa fa? Fa il capo della security, dell'auditing interno, cioè il super poliziotto che deve controllare quello. Ma come mai lo hanno assunto subito dopo la fine dell'inchiesta? Voi conoscete la risposta. Ecco, quindi il casino della Juventus comincia allora. Poi Andrea arriva quando? Quando John Elkann, nelle scelte che ha fatto ai tempi di Farsopoli e durante la Serie B e dopo la Serie B, scelte che non vanno mai dimenticate, le scelte fatte prima che scoppiasse Calciopoli di Jean-Claude Blanc come presidente, direttore generale, amministratore delegato, era la Santa Trinità. Uno che di calcio non si era mai occupato, si era occupato di tennis per il Roland Garros in Francia, si era occupato di sci per le Olimpiadi invernali di Albertville in Francia. Sceglie poi Coboligigli, che sicuramente guarderà questa trasmissione, perché Coboligigli monitora tutte le trasmissioni in cui si parla da Juventus. Appena è uscito il mio libro, mi ha scritto, appena l'altra sera ho fatto un collegamento e subito ha mandato un WhatsApp a chi era con me in quello studio televisivo. E quindi, se è all'ascolto, tanto piacere averlo qui, ma noi tifosi juventini, non dimentichiamo quel pullman dove non c'era neanche il numero giusto degli scudetti vinti. Ve lo ricordate il Ah sì, pullman? Ve lo ricordate? Ecco, e allora quelle cose non si dimentichino. Non dobbiamo dimenticare il comportamento di John Elkann in quella circostanza. Questo mi fa dire che egli non è uno juventino vero, non lo è. Ma andiamo avanti. Andrea va, prende il comando. Vince 9 scudetti di fila. A un certo punto perde la Trebisonda, e questo è un mistero che andrebbe chiarito con dei grandi psicologi, con dei grandi analisti, con dei grandi psichiatri, con dei grandi studiosi della mente umana. Perde la Trebisonda, ma non la perde soltanto perché preferisce Cristiano Ronaldo a Marotta. E dice: eh beh, ha preferito Cristiano Ronaldo. L'inizio della fine è stato quello. Non la perde solo perché fa le plusvalenze a gogo, le fanno tutte le squadre di calcio le plusvalenze, ma lì si stava esagerando con Paratici, che ha preso il posto di Marotta, che se n'era andato in forte dissenso per l'operazione Ronaldo. Diceva: questo è troppo vecchio, ci manda a soqquadri i conti. Succede il problema del Covid e quindi le entrate diminuiscono, ci cominciano i giochetti con le carte firmate, gli impegni, la carta per Ronaldo, gli impegni a pagare gli stipendi differenziati con Chiellini che manda la mail a tutti: siamo zitti, non parliamone, è una cosa segreta, tanto questi ce li daranno poi i mesi cui ora fingiamo di rinunciare e tutto il resto. E Andrea perde la Trebisonda, ma l'aveva già un poco persa prima, anche quando vinceva, perché se andate a rivedervi l'ultimo intervento di Andrea Agnelli all'assemblea degli azionisti della Juventus, egli nel salutare tutti, nel commuoversi, nel versare qualche lacrima, che fa sempre bene davanti ai torinesi di quel tipo, che cosa fa? Dice delle cose un po' strane. Per esempio, racconta tra i suoi successi che egli, ma questo non molti lo sanno, disse: aveva concluso un affare importantissimo e molto redditizio con la Volkswagen per la sponsorizzazione della Juventus. Ora, lì è l'inizio, che è il sintomo che Andrea aveva perso la testa, stava perdendo la testa. Perché vi immaginate una squadra di calcio che rappresenta un'azienda che produce automobili, che per 100 anni ha rappresentato la Fiat, che sulla maglia porta la scritta Volkswagen, cioè la scritta della sua principale concorrente a livello europeo.
Quello era un errore di Andrea voluto, perché in quel modo voleva stanare Sergio Marchionne. Perché lo voleva stanare? Perché Sergio Marchionne, che se ne sbatteva da Juventus, per lui gli asset erano solo entrate, non c'era né sentimento, né passione, né altre cose, aveva offeso la Juventus mettendo, dopo che era scaduto lo sponsor Balocco e Clickbait, mi pare, aveva messo la fabbrica dei trattori della Fiat, delle macchine, la New Holland. E Andrea si era offeso perché dice: con tutto il rispetto per i contadini, per i trattori e per i campi, il nostro target non è precisamente e propriamente quello di chi compra e utilizza degli erpici, degli aratri e degli... Ecco, allora, Marchionne, il furbissimo Marchionne, anche lui poi è stato trattato male, da morto, poi vedremo se vi interesserà come. Certo. Allora, Marchionne a quel punto viene stanato con la storia della Volkswagen, perché appena viene a sapere che è già stato firmato un preaccordo che prevede una certa cifra e ci sarà la firma di quel contratto a breve, esplode. Ed esplode contro chi? Contro Gianel Chiane. Gli dice: ma tu non sai nemmeno cosa fa tuo cugino, ma lo sai che sta firmando un contratto di quel tipo? Ma lo sai che io adesso sarò costretto a mettere davvero come sponsor la Jeep, pagando un euro in più rispetto a quello che paga la Volkswagen, se no la Juventus, cioè tutto il gruppo Exor, dovrà pagare una forte penale, poiché si era già impegnato per iscritto firmando delle carte con i tedeschi? E lì nasce uno sconquasso, ma lì nasce anche un momento chiave, perché se Andrea sta dimostrando che si è montato la testa e vuol fare il braccio di ferro addirittura con Marchionne, significa anche che Marchionne ha sgridato, diciamo così, ha rovesciato le vesti a John Elkann, e John Elkann, che avrà fatto l'indiano, come al solito non ne sapevo niente, da quel momento comincia a controllare o no che cosa fa suo cugino nella Juventus, comincia a controllare o no quali sono le spese, quali sono gli incassi, comincia a mettere o no dei suoi uomini nel consiglio di amministrazione, certo che lo fa. Quindi è dal 2010-2011 che John Elkann non poteva non sapere. John Elkann sapeva benissimo, e questo è ancora più grave, e qui vedremo il vero commercialista, se farà il commercialista o se farà il presidente della Juventus e rispetterà le regole di legge. Adesso ci arriveremo anche a Ferrero. Perché? Perché quando a John Elkann Andrea chiedeva un finanziamento da parte di Exor, non una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, beh, John Elkann si sarà domandato, da grande manager quale dice di essere, ma che buchi ci sono da tappare ogni anno? Che buchi crea questa gestione di mio cugino se mi vengono a chiedere continuamente dei soldi che io carico sul conto di Exor? Non li tiro certo fuori dalla mia tasca. Se lo sarà chiesto, spero, no? E quindi ecco che manda gli arriva bene, che non c'entrano niente anche questi col calcio, si sono visti i risultati che hanno fatto con la Ferrari. Ecco che manda però, dopo un certo momento, le famose quattro donne, tra cui Susan, la Marilungo, eccetera, che sono coloro che poi metteranno in minoranza nell'assemblea, nel board, nel consiglio di amministrazione Andrea Agnelli, e che verrà costretto alle dimissioni. Non solo, ma il cugino, che vuol fare il pesce in barile e dire: io non sapevo, non condividevo queste cose, mentre invece ci sono anche le registrazioni telefoniche in cui dice ad Andrea Agnelli di dire ad Allegri di smetterla di lamentarsi della campagna acquisti e delle plusvalenze, perché quelli sono fatti societari che non devono emergere all'esterno. Oppure dice ad Andrea Agnelli: mi avevi detto che avresti smesso. Ci sono le registrazioni dell'inchiesta fatta a Torino durante l'operazione Prisma e poi trasmesse a Roma, che ora si sta occupando della vicenda. Ma attenti, quando John Elkann infierisce su suo cugino,
non lo costringe solo alle dimissioni da presidente della Juventus, che sono ammissioni non spontanee, perché Andrea non ha capito che all'interno del consiglio di amministrazione si sarebbe trovato in minoranza per alzata di mano. Quindi, se non hai la maggioranza, decadi automaticamente, sei un amministratore di una società per azioni, ma anche per un'altra ragione. Perché John lo costringe suo cugino a dimettersi, a lasciare anche i consigli di amministrazione più importanti di cui faceva parte, cioè quello di Exor, la proprietà della Juventus, e quella di Stellantis, la società nata dalla fusione con i francesi, fusione per modo di dire, perché i francesi sono i veri padroni, con 6 consiglieri di amministrazione su 11, soprattutto con un membro del consiglio di amministrazione nominato niente meno che dal presidente della Repubblica Francese, quindi emanazione diretta del governo. Quindi quando ci saranno da fare degli investimenti li faranno in Italia o in Francia o in Algeria. La risposta anche qui è semplice. Allora John lo costringe suo cugino a dimettersi dal consiglio di amministrazione anche di Stellantis e di Exor, non riesce a costringerlo a dimettersi dalla Giovanni Agnelli BV, che è la ex accomandita adesso con sede in Olanda, perché non è una società quotata, quindi coloro possiedono le quote, non ci sono le azioni. Ma attenti, perché dico questo? Perché dico che la motivazione che Elkan usa nei confronti del cugino per costringere alle dimissioni è: non è pensabile dal punto di vista etico, dal codice etico di questi due grandi multinazionali, che possa sedere nel consiglio di amministrazione un personaggio che è inquisito dalla magistratura. Attenzione, qui vanno a pallino tutti i principi che noi ripetiamo costantemente in molti casi, vale a dire si è innocenti fino a prova contraria, certo. O se preferite, vero, non si è colpevoli fino a che non è stata emessa la sentenza definitiva. Ebbene, perché dico questo? Perché nei consigli di amministrazione ci sono davvero dei motivi di imbarazzo quando uno è inquisito. Lapo fu costretto a dimettersi da Marchionne dal consiglio di amministrazione della Ferrari quando ci fu la famosa vicenda del suo finto autorapimento a New York. Ve lo ricordate? Quando sì, si come? E vogliono $10,000 per il riscatto, $10,000, cioè i soldi per le noccioline. Ecco. Allora, perché parlo di codice etico? Perché c'è il codice etico, c'è anche all'interno della società per azioni Juventus. Il codice etico deve valere non solo per l'ultimo dei fattorini, per l'ultimo di coloro che garantiscono con la loro pettorina gialla l'ordine pubblico allo stadio, per i guardiani degli stabilimenti, per tutto quello che volete, ma deve valere a maggior ragione per i vertici societari che devono essere di esempio. E allora in questa vicenda attuale che riguarda le perquisizioni e i sequestri che John ha subito per la vicenda che riguarda il patrimonio che sua madre rivendica, non c'è un codice etico da rispettare anche per John Elkann, sia per quanto riguarda Exor sia per quanto riguarda Stellantis? Se no, per quella, lui c'era, quella non vale. C'era questa spietatezza nei confronti di Andrea, anch'io sono uno che dice che bisogna aspettare la sentenza definitiva, ma nel capitalismo moderno di oggi, nella finanza rapace, ci può anche essere un motivo per cui certi fondi, certi investitori decidono di disinvestire in Exor o in Stellantis perché vedono che il presidente, cioè John Elkann, è indagato in Italia, è iscritto nel registro degli indagati, niente meno che per i presunti reati di truffa allo Stato e di presunto concorso in evasione fiscale insieme al presidente della Juventus, cioè al suo commercialista. E qui arriviamo al commercialista. Perché questo, la Juventus ha un problema. Al vertice della Juventus societario nessuno sa che la palla è rotonda, mancano le basi, è un governo tecnico, è come quando mettono Monti a presiedere il governo o ci mettono un altro, perché non bisogna passare attraverso il vaglio degli elettori e le elezioni, e qui è uguale. Non bisogna passare attraverso la competenza, ma ci mettiamo il governo tecnico con 5 che non sanno neanche come commercialisti.
Ecco, si vede anche il risultato, perché noi stiamo guardando Ferrero e io Ferrero lo sto aspettando e dobbiamo aspettarlo tutti noi tifosi juventini. Perché? Perché Ferrero è obbligato per legge a fare, a iniziare un'azione di responsabilità per chiedere i danni agli amministratori del passato, a cominciare da Andrea Agnelli, che eventualmente hanno peccato o di cui sono stati riconosciuti colpevoli dalla magistratura ordinaria, non da quella sportiva, di certi reati. Ma allo stesso modo, attenzione, il codice civile, il diritto societario italiano prevede che anche gli amministratori della società controllante, vale a dire anche gli amministratori di Exor, non possano non sapere, e quindi Ferrero deve chiedere per legge anche l'azione di responsabilità anche per John Elkann, poiché come numero uno di Exor dava dei finanziamenti e faceva finta di non sapere quello che, cioè mancata vigilanza della controllante e della società controllata, cioè la Juventus. Certo, perché pagava e quindi doveva sapere dove dovevano andare i soldi. Doveva informarsi, eh? Assolutamente. Ecco, ma attenti, e adesso parliamo anche di Scanavino, perché Scanavino è sempre lì, oggi ha parlato, ho visto, c'è stato un forum, chissà sì. Poi chi partecipa a questi forum, chissà poi dove ha parlato, che abbiamo aumentato i TikTok, abbiamo aumentato gli Alibaba, abbiamo aumentato i Facebook, abbiamo aumentato i like. Attento Scanavino, perché ce n'era un'altra che continuava ad avere tanti like e ad aumentare, ce n'era un'altra e sta facendo una brutta fine, una bruttina fine. Ma è verissimo. Scanavino. Allora, vediamo un attimo Scanavino. Allora, con due dati che vanno conosciuti, perché noi tutti stiamo lì a vedere, oh, cavolo, Repubblica ha scritto questo, la Stampa ha scritto questo, il Corriere della Sera ha scritto questo. Lo sapete quante copie in edicola ogni mattina vende Repubblica? 67.067. C'è Eugenio Scalfari che si sta rivoltando nella tomba, perché era arrivato a superare le vendite del Corriere della Sera con oltre 500.000 di copie. Questi vendono, e Scanavino è il numero uno della società Gedi, la società editrice di John Elkann. Repubblica vende 67.067.000 copie. La Stampa quanto vende? La Stampa vende 53.000 copie, altra roba di Gedi e di Scanavino. Totale 120.000 copie, che è la vendita quotidiana invece dal Corriere della Sera. Il dottor Scanavino farebbe bene a occuparsi a tempo pieno della Stampa e di Repubblica anziché occuparsi della Juventus? Punto interrogativo. Perché io voglio vedere il povero Giuntoli, che è l'unica persona che pare capirci qualche cosa, che cosa farà, da chi andrà, a chi si rivolgerà nel momento in cui vedrà passare davanti ai suoi occhi, attraverso il suo network di relazioni in tutto il mondo, la segnalazione su un certo calciatore, su un certo giovane promettente, su un asso che si sta sganciando dalla sua società con la clausola di rescissione. E il povero Giuntoli va a parlare con chi? Col commercialista? Va a parlare con quello che perde le copie con Repubblica? Con chi va a parlare, giunto? È clamoroso. Siamo allo sbando. Siamo allo sbando. È questa. Siamo allo sbando. E in più ci mettiamo anche Allegri, poi, perché anche lì dobbiamo parlarne a lungo. Allora, prima di tutto facciamo un quiz tra i nostri ascoltatori. Fantastico. Vai. Bellissimo. Avete mai visto Allegri alla fine della partita andare a stringere la mano e salutare il suo collega allenatore della squadra avversaria? Mai. No. L'avete mai visto? Io no, l'ho sempre visto scappare. L'ho sempre visto negli spogliatoi scappare a un minuto e mezzo dalla fine, più o meno. Ok. Avete visto Klopp come si comporta? Avete visto Pochettino, avete visto tutti questi allenatori del mondo
alla fine della partita, anche se tesa, anche se tirata, al Liverpool hanno negato un rigore proprio col Manchester City, quando ci fu Walker che mise i tacchetti sulla spalla all'ultimo minuto. Avete visto come si sono stretti la mano, abbracciati? Avete mai visto Allegri fare un gesto di fair play del genere? Nulla, nulla. Nulla. No. Allora, attenzione, attenzione. Neanche un gesto di mea culpa. Mai fatto. Mai, mai, mai. Allora, attenzione, perché la Juventus ha bisogno, avrebbe bisogno, ha una necessità da anni di diventare meno antipatica. Qui invece diventare più, non dico più simpatica, perché è difficile, diventare meno antipatica. Allora, questi sono gesti che creano simpatia o antipatia? Antipatia. Noi non siamo più antipatici perché vinciamo tanto. Non vinciamo più, non siamo antipatici per altre ragioni, non perché vinciamo. Quando vincevamo tanto ero contento che fossimo antipatici, dicevo diventiamo ancora più antipatici, vinciamogli la Coppa dei Campioni così siamo ancora più antipatici. Io la chiamo ancora Coppa dei Campioni, vorrete scusarmi. Qui no, qui abbiamo un allenatore che ha un problema di fondo. Il suo problema di fondo è che lui ha studiato, non da giornalista all'università di Harvard o alla Columbia University, perché l'abbiamo visto recentemente dare delle lezioni di giornalismo, e domenica, dopo il pareggio col Genoa, lui è stato fortunato solo per una ragione, perché la partita è stata giocata alle 12:30, giusto? La dava Sky, la trasmetteva Sky, la partita è finita alle 2:30, quindi il collegamento con gli spogliatoi, con Allegri, c'è stato poco prima delle 3. Ma a quell'ora, nello studio di Sky, c'era una brava giornalista, ma inesperta, inadatta a situazioni di questo tipo, e quindi non pronta a ribattere con le dovute, e c'era Teotino, che è un bravo giornalista, il quale, anche lui sorpreso da questa sfuriata, molto educato anche. Molto educato. Allora, Allegri è stato fortunato, perché se la partita fosse stata di sera come al solito, all'interno dello studio di Sky ci sarebbe stata una conduzione, soprattutto i pezzi grossi, chiamiamoli così, anche se per qualcuno di loro non ho molta stima, che avrebbero addentato la giugulare Allegri. Avrebbero, allora sì che avremmo visto una pagina di grande televisione, sì. No? Avremmo visto, oh, ma che cosa dici? Ma che cosa volevo dici? Vederlo io, Caressa, intervenire, andare contro Allegri. Lascio quello lì, ma non, è peccato che non è ancora a Pechino Express, non ho ancora capito Sky come faccia a tollerare che va in onda un programma dove questo qui figura in Thailandia, non so dove sia, e contemporaneamente alla domenica, cioè anche questi che fanno i palinsesti ci vogliono far credere, ci vogliono far credere che quando finisce lì corre subito là. Sì, e poi soprattutto, vedete, probabilmente Caressa è andato perché la signora gli ha imposto di andare, perché la signora dice, c'è nostra figlia che vuole andare a Pechino Express, ci hanno fatto questa proposta, però devi accompagnarla tu perché la bambina è in pericolo. Vabbè, comunque sono fatti loro. Io tolgo l'audio, peccato che non ci siano più, vi ricordate quando c'era la partita in cui si poteva togliere l'audio, si poteva mettere l'audio, si metteva l'audio dello stadio, lo stadio era... adesso, oppure c'era la Jalappa o c'era qualcosa, era, era all'epoca di Mediaset Premium, mi pare, ecco, adesso non c'è più democrazia e noi non ci ribelliamo, perché con Sky pagavamo l'abbonamento per 10 partite, poi l'anno dopo ci hanno fatto pagare lo stesso abbonamento per 7 partite, perché ce n'aveva 3 da zona, adesso ci fanno pagare lo stesso abbonamento per 3 partite, quindi siamo passati che pagavamo 10 partite, poi l'anno dopo con lo stesso prezzo 7 partite, e l'anno dopo ancora con un prezzo più alto solo 3 partite. Ma perché ora ci vogliono far credere che possiamo scegliere. Eh sì, è la libertà di scelta, sì, sì, sì. Comunque, io non so se Teotino farà la fine di Adani, nel senso che lo sposteranno, l'anno dopo non gli rinnoveranno il contratto, perché Teotino si è permesso comunque di ribattere in un certo modo, no? E Teotino non è di quei conduttori che hanno il telly. Che cos'è il telly? Il telly è quell'apparecchio che sembra Amplifon, molto nascosto, sì, in cui suggeriscono la regia. Altro aspetto incredibile di Andrea Agnelli, scusate se apro una parentesi, è che sempre nell'assemblea dei soci, l'ultima che vi invito ad andare a riascoltare, oltre al discorso della Volkswagen,
che ammetterete che è un discorso autolesionista, non è l'annuncio che aveva fatto un grande affare. Okay. Ma lui dice una cosa alla fine, quando dedica alla moglie Deniz, che non era ancora la moglie Deniz, e aggiunge e a Deniz e ai miei 5 figli. Ora vi invito ad andare a vedere su tutti i siti lo stato di famiglia di Andrea Agnelli. E Andrea Agnelli risulta avere 4 figli, 2 dalla prima moglie, e 2 Emma Winter e 2 da Deniz. Come fa? Sarà uno sbaglio? No, perché lui, e lo dimostrano quando ci sono i necrologi per qualche parente della famiglia, lui considera sua figlia, perché dice miei 5 figli, anche la figlia di Francesco Calvo, ma scherziamo, cioè gli hai portato via la moglie e gli porti via la figlia. Ora, com'è possibile? Mi pare un po' eccessivo adesso. Ecco, è un po' eccessivo, ma andate a vedere, lui dice ho 5 figli, Deniz e i nostri 5 figli, poi andate a vedere i necrologi, l'ultimo mi pare fosse stato per Virginia Fürstenberg o per Ira Fürstenberg, e vedete tutti i 5 nomi. 5 nomi, lui ha 4 figli, però ci sono 5. Chiusa la parentesi, anche lì è una dimostrazione di perdita della Trebisonda. Probabilmente Andrea non immaginava mai più che John arrivasse a quei punti, non solo per i legami di sangue che devono legare due cugini, ma anche per questa insopportazione che ha John di aver visto vincere il cugino, di averlo visto trionfare, di averlo visto acclamare. Voi in Toscana avete un tifoso di massa del club Giovanni Agnelli Doc di massa, il quale deve essere considerato il nostro eroe, dobbiamo creargli una statua, un monumento, poiché nel primo anno in cui John Elkann, nonostante non avesse difeso la Juventus ai tempi di Farsopoli, aver fatto piazza pulita, fece a Villar Perosa, perché c'era ancora Villar Perosa. Adesso sapete perché non c'è più Villar Perosa. Villar Perosa non c'è più perché dopo la partitella si andava nella villa di famiglia, il simbolo della dinastia, e c'era un buffet, un ricevimento. Perché non si va più a Villar Perosa? Perché Villar Perosa, da quando è morta nonna Marella, è diventata di proprietà di Margherita Agnelli. Ah, e il presidente di Margherita Agnelli, e quindi il figlio dovrebbe chiedere alla madre il permesso di poter andare nella sua casa a fare il ricevimento. Non si può fare perché lui non parla con sua madre. Non parla con sua madre perché sua madre non parla con lui. Perché non parla con lui? Perché il giorno dei funerali di Marella Agnelli, di donna Marella, tutti si abbracciano, piangono, lacrime, facciamo la pace, bim bum vera. All'uscita dalla chiesa, Margherita viene raggiunta da una telefonata dei suoi avvocati dalla Svizzera che gli dicono: lo sa che suo figlio proprio questa mattina ha depositato al Tribunale di Ginevra una causa contro di lei per chiedere il rispetto degli accordi del 2004 secondo cui lei rinunciava al patrimonio ereditario di sua madre? È così, poi inappropriato, e come fai tu a chiedere a tua madre, la nuova proprietaria, di se ti dà il permesso di portare i giocatori della Juventus all'interno di Villar Perosa? Se non le parli non lo fai, e quindi cancellata Villar Perosa, ma state tranquilli che Tutto Sport non ve lo racconta questo. State tranquilli che questo non ve lo dice. Tutto Sport vi dice che i due cugini si amano. Tutto Sport mi ha fatto degli attacchi personali. Io ho scritto 4 libri sull'argomento, 4, l'ultimo dei quali è Juventus Segreta, ma quello precedente, prima ancora che ci fosse lo sconquasso, era Agnelli Coltelli, dove già li mettevo... li mettevo i due cugini di spalle che non si guardavano, con l'apo che spuntava da dietro. Che lì è pericoloso.